pomeriggio, Chico svuota i magazzini con Chico Rewards. Direte, ma che palle il secondo haul che fa in un mese di Chico. Tra l'altro nello scorso video, come ben sapete, mi ero lamentata. Però era arrivata qualche giorno fa questa promozione per chi era iscritto a Chico Rewards, che c'erano un sacco di prodotti a un euro. Io l'ho vista la mattina e ho detto, ma no, non guardo neanche. Poi avevo già cucinato, stavo aspettando che l'uomo rientrasse a casa per cenare, stava passando un sacco di tempo, ho detto ma fammi guardare cosa c'è. Ho iniziato a riempire il carrello e ho pensato anche in realtà a mia nipote, infatti ci sono un po' di cosine adatte a una teenager, è in quell'età, per cui ho pensato anche un po' a lei. E niente, ho iniziato a riempire, poi ho iniziato a svuotare un po' il carrello perché ho detto no, non voglio spendere così tanto, perché comunque anche se era un euro io ho messo di tutto e di più, ho detto io lo metto, poi vedo dopo, no? Ho iniziato a riempire il carrello così. Evidentemente la mia lamentela non è stata l'unica, perché praticamente ogni volta che poi davo la conferma per l'ordine, automaticamente, beh, è successo per ben 3 volte, il carrello si aggiornava con le cose che non erano più disponibili e me le toglieva in automatico, e quindi il prezzo scendeva sempre. Ero partita da una base di 45 euro, e avevo un carrello infinito perché 1 euro al pezzo, qualsiasi cosa fosse, potete immaginare, avevo uno sconto di 104 euro. Sono arrivata ad un carrello finale di 29 euro con uno sconto di 70 euro rotti. In più avrei potuto aggiungere i 10 euro che ho di Chico Rewards, che però ho detto vabbè, no, l'ordine minimo era di 20, ho detto lasciamolo così. Quindi alla fine in realtà non so bene neanche cosa ci sia. Comunque mi sono arrivati 2 pacchi, non so perché li abbiano di... Ciao. Alla fine sono quindi 29 prodotti che ho ordinato, perché erano 29, cioè essendo 1 euro al pezzo sono 29 prodotti. E allora andiamo a vedere insieme. Ripeto che ho preso cose anche per mia nipote, però in realtà è partito perché volevo prendere gli smalti che la volta scorsa non mi erano arrivati, per cui mi era rimasta questa cosa. Anche se dite che gli smalti della Chico non durano così tanto, quello che ho addosso adesso, che non è Chico, è di un'altra marca che è molto blasonata, io lo devo togliere già sto smalto, perché dopo 2 ore già che ce l'avevo su e gli smalti scuri che si sbeccano, proprio no. Per cui ho detto ma sì, comunque gli smalti di Chico costano così poco che alla fine ho detto fammi prendere qualche nuovo colore davvero che non ho. E quindi spero che me ne sia arrivato qualcuno. Andiamo a vedere. Sì, partiamo subito con degli smalti che lo sento. Uno è della linea Quick Dry, l'815, questo tortora chiaro, che devo approfittarne adesso che ancora non ho le mani troppo bianche, perché poi lo so che mi piacciono questi colori, li vedo sulle altre ragazze addosso, me li metto io, mi guardo, dico cazzo sembra una morta e lo tolgo. Allora invece se ne approfitto adesso che ancora comunque fa un caldo pazzesco, e cioè la mattina ci saranno 9 gradi, arrivi il pomeriggio 30, vabbè, polmonite anche quest'anno, yeah! Vabbè, comunque insomma questo è il periodo adatto, questo tortora chiaro, marroncino chiaro, e questo 809 che non so come definirlo, però è un bel colore, sempre Quick Dry. Poi sempre gli smalti, ho preso questo arancione 804 che ha un corallo pesca, e questo della serie True Love con dei micro glitterini che penso che regalerò alla mia nipotina, cioè questi due penso che li darò tutti e due alla mia nipotina, e questo è il numero 02.
Questa era della linea quella con i cuoricini della limited edition. Poi, ops, no, devo prenderlo, scusate. Poi ho preso gli ombretti Clicks e... scusate, mi si era acceso il sensore per il lettore, per il sensore della glicemia. Questo qui che è il numero, adesso ve lo faccio anche vedere, 250 Infinity, che ha questo bel viola matte. Almeno io non ho la palette, ma non me ne frega niente, perché comunque si possono utilizzare, sono quelli magnetici, ma sì, è un vino, il vino avevo comprato, il color vino, ecco, lo faccio vedere matte. Sono data un po' ai colori matte. Questo periodo è un periodo che amo, gli aranciati, i toni della terra, il burgundy, terra di Siena, quei colori lì, cioccolato e il viola. Non sto mettendo per niente azzurri, verdi, a un momento che infatti pensavo di darle quelle robine lì a mia nipote, perché... Ah, poi ho preso, l'avevo lasciata. Vedete che non sapevo neanche più cosa c'avevo dentro il carrello, perché mi si scalavano e a un certo punto non capivo più niente. Ho preso questa paletta, un euro sempre, che ne costava un po' di più, sempre di una limited edition. Ne avevo prese tutte e due, poi ho preso questa invece, Stylish Top. Che è questa, ve la faccio vedere, con questi colori sempre ultra matte, proprio basic, dal più chiaro al più scuro, tutta una serie di marroncini. Non faccio in questo caso gli swatch, perché sennò perderemmo 4 ore, durerebbe. Già sto facendo dei video lunghissimi, ve lo dico che venerdì ne caricherò uno lunghissimo. E poi c'è l'applicatore, quello tradizionale, con i gommini. Adesso magari lo do a mia mamma. No, la palette, perché la palette lei non usa i colori, lei usa il viola e l'oro magari, però non usa i marroni, le fanno schifo i marroni, facevano schifo anche a me, poi ho imparato ad apprezzarli. Anche perché poi sul lavoro, se mi capita di avere qualche incontro con i clienti, mi danno 24 anni e non va bene. Poi, sempre di ombretti, ho preso... Ah no, questo è un blush, il numero 4, perché mi serviva, perché che è un aranciato. Non so se si vede... Sì, sì, è un pescato comunque. Un color pesca. Bello. E sempre invece della linea Click, Click System 214. C'è questo colore qua, sempre per una base, e non mi ricordo più però come lo intitoli, che colore sia, non mi ricordo. Comunque 214, un colore nude proprio, leggermente più chiaro del Naked della Urban Decay, diciamo. Poi, vabbè, posso perdere tempo. Poi c'è, per mia nipote questo ovviamente, le ho preso il tattoo a stellina e a cuore, gliel'avevo preso.
Questo qui vediamo, questo è a cuore, mi piaceva l'idea, no? Un po' come Kat Von D, magari non capirei, ma sarà. Mi piaceva. Vedete? E si fa lo stampino qua, così. Che figata, guarda, ah, che carino. Dai, secondo me è carino. Poi mi dirà, zia, ma che cazzo faccio? Vado in giro con i tuoncini, ma sei pazza. Come quando noi eravamo piccole, che ci provenivano delle robe che noi non capivamo. Pensavamo, ma siamo grandi per quella roba lì. Invece mi piace, cioè andrei in giro con i cuoricini e le stelline. E non è detto che prima di dargli una stellina me la faccio. Nel prossimo video mi vedrete con le stelline tutte qua. Poi, allora, Color Up la Long Lasting Eyeshadow. Ok, ombretto in crema sempre della linea, questa qui dei cuori che avevano fatto, della Limited Edition. Ho preso questo violetto, così. Wow, scrivenza eccezionale. Morbidissima. Poi un lip gloss di questa linea, cos'era, Best Friend Soft Hydrangea numero 01. Vado veloce perché sennò ragazze qua. Ah, è una matita, un matitone. Questo è proprio sheer, quasi invisibile, fatto così, ve lo faccio vedere. Con questi anche magari li do alla Meli, che sono chiari. Carino sto matitone. Ah, si tempera. Sì, è proprio una sorta di lucidino, lucida labbra a matita, carino. È un rosellino pescatino e Vibrant Camellia, che è il numero 2, sempre fatto come l'altro, però vediamo se, eh sì, questo è più sul rosa e l'altro era più sull'arancione. Vedete, questo è rosa e questo è più sull'arancione. Sildo sicuro. Aspettate che metto. Ah, e poi ho preso, che io trovo comodi nelle soluzioni in cui mi devo cambiare lo smalto alla velocità della luce, i patch unghie. Questo era l'unico colore disponibile. Io li trovo davvero la soluzione dell'ultimo momento, molto veloce, mi piace molto. Per cui a 1 euro ne ho prese 2. Perché poi non mi ricordo neanche più cosa avevo detto. Ah, no, questo per me, questo per me, questo per me, questo per me. Quindi man mano che apro poi mi ricordo. Ah sì, questo era per lei. Vabbè, io ho iniziato a truccarmi alla sua età, Io alla sua età già mi truccavo. Leggera, ma matita grigia, mascara quello trasparente della Body Shop. Noi ci truccavamo, io e le mie amiche ci truccavamo solo con le cose di Body Shop o al limite di Rocher. Poi mia mamma mi passava i suoi trucchi. Il fondotinta però me la mettevo, la cipria me la mettevo. Poi, sempre qui dei click, ho preso anche il numero 232, che è questo burgundy, questo sì, tutti matta, fatica. Questo qua. Sono tutti colori simili tra loro alla fine, perché anche l'altro è simile, il vino, però in realtà hanno delle sfumature, per cui io che uso in genere tanti colori, anche se poi sembrano uno, beh, perché ci gioco molto.
poi sempre Clicks il 233, che anche questo, proprio se vedete, se andate a vedere sul sito vedete anche il nome dei colori, se vi piacciono questo tipo di colore. Questo è ancora un po' più scuro, cioè vediamo, faccio vedere la diversità se riesco. Vedete, uno è più chiaro, uno è più scuro, c'è una differenza sostanziale. Belli, ci piacciono, si occupano anche pochissimo spazio, devo dire la verità. Poi sempre di questo linea qua, che non mi ricordo più se è sempre quella con i cuoricini. Comunque avevo preso l'eyeliner marrone, che è eccezionale, ha una tenuta e una stesura fantastiche. Ho preso anche il viola, che è questo, lo scovolino in feltro, ed è questo. E questo, non lo so, devo vedere se la media è in grado. Oh, scusate, l'ho chiuso direttamente. Ma lo scovolino è questo. Il pennellino, un feltro semplice, normale. Però devo dire che ho già visto che è buono. Ha una buona stesura e una buona durata, e faccio fatica a struccarmelo. Poi Deco di Light Lipstick Rouge à Lèvres, il Margarita Dreams 06, cioè i rossettini con i pois. Wow. Dai, difficoltà, guardate che bello, con i pois azzurri, mamma mia, sono tutti sheer. Questo rosa, rosa porco, bello, carino. Cos'era? Margarita Dream con le palline i pois azzurri, fantastico. E poi il Mango Twist, sempre della stessa linea, di cui ho difficoltà ad aprire, non voglio che si rompano. Rossetto brillante effetto bagnato. Sono molto morbidi, questo bello. È proprio cangiantissimo questo, perché secondo me qua funzionano tanto. Ok, questo che è più scuro decisamente se lo tiene la zia non va bene, perché lei ha una bocca potentissima e troppo piccola per i colori così forti, perché io sono ancora dell'idea che ogni trucco ha la sua età. A me non piace vedere quelle bambine che vanno in giro con l'eyeliner nero e rossetto rosso, non mi piace proprio. Poi della sempre Color Up Long Lasting Eyeshadow ho comprato un altro ombretto. Questo è il numero 28, però non mi ricordo come lo chiamavano, Tail credo, lo faccio vedere qua. Wow, è un antracite bellissimo, bellissimo, proprio bello. E poi sono morbidissimi questi, ammazza, belli, chissà se sono anche sfumabili, bisogna vedere. E
sempre di quella serie lì, il numero 29. Che è sul verde, devo guardare, eccolo, oh che meraviglia, questo bello, questo sotto con sopra quelli della neve tipo oyster, wow. Un occhio così da sera. Poi ho preso un altro party ink, quello con la stellina, adesso vi faccio vedere anche la stellina, che figo. Guardate, trick, stellino, dai che carini, non sono carini, ma li metterei, ma me li tira dietro. Poi, un euro ci stava, di più no, perché è una cagata, però lo stampino mi piaceva. Ah, Miami Click Slick eyeliner numero 4 turchese, quindi anche questo a penna. Adesso ve lo faccio vedere, clicca 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 clicca, boom, sta scendendo. Questo ho visto gli swatch lì sul sito, com'è liquido, liquidissimo, bello, molto brillante, proprio rosa cielo, rosa, sì, azzurro cielo, bello. Questi sono per i teenager, secondo me questa linea qua l'hanno fatta per le teen, perché lentano, non possono, sì, il mio nome è Jen. Ecco, stelline turchese, questo è il green, che è il numero 3, sempre della stessa linea. Sono una cantante bella stravagante, bello rock and roll. Ah, vedete che il colore si capisce da qua. Truc truc che scende. È stranissimo. Wow, anche questo ultra ultra mega brillante. Ho i miei dubbi che si possano fare delle robe fini con questo, eh? Bisogna stare molto attenti, però. Ma cos'è che profuma? Madonna, questi rossetti con i pois profumano. Profumano di brutto. Che buono, 6 mesi di durata hanno questi eyeliner. È super poco. Beh, questi da Dior li provo, eh? Poi, troppo bello sto. Sono molto molto liquidi, eh? Bisogna stare attenti che si fanno i pastrocchi. Ah sì, poi un attimo, finiamo con gli eyeliner. Perché quelli rossettini lì ho preso tutte le... Li ho presi tutti quelli che c'era, e il viola, che in realtà si chiama Vivacious Blue, quindi non è viola, è blu. Ok, è sceso. Ed è questo, oh, sono tre colori eccezionali, sono molto molto davvero liquidi, ancora quello azzurro non si è asciugato, però sono veramente belli belli belli, ammazza, il verde è fantastico. No, perché quella che ho appena detto, non mi trucco più quei colori, non mi piacciono, Poi uno può farsi un trucco marrone con i colori naturali, però farsi una bella riga colorata, verde, azzurra, viola, insomma. Poi,
Ah, questo è proprio per mia nipote, eh? Il mascara colore electric blu. Così da mettere solo sulle punte, un bello scovolino in silicone, quelli che dovrebbero, come si dice, distanziare bene le ciglia. E anche un bel cicciottone numero 2, tanto non li troverete più perché hanno fatto gli svuota magazzino, quindi anche se vi dico non li troverete, credo almeno. Poi ritornando sempre invece a quei rossettini particolari a pois, un'altra è il Cherry Julep numero 8. Tosse. Chiudo. Metto qua. Ho un graffio, ma fa niente. Questo qua. Quindi sul viola, ciliegia viola, bello, sì. E sì, vabbè, la confezione sparirà. Tropical Juice numero 3, non si dice juice, si dice juice. Succo, vuol dire succo, come cruise, si dice cruise, non cruise, vuol dire crociera oltre a essere il cognome di Tom Cruise. Questo non so che colore sia, è un arancione più chiaro di quell'altro, del mango, bello. Veloce, piace. No, sono quattro bei colori. Quattro bei colori, ci piacciono. Poi. Ah sì, ho preso Mineral Loose Eyeshadow. Numero 4. Che mi sembrava molto interessante. Wow. Che è questo? Che è un rame. Anche se sembra più chiaro, per levarne un po'. Eccolo. Sì, è un rame. Non si vede niente, non si vede niente, quindi un trucco minerale, ombretto, sono molto tranquilla oggi, lo so, ombretto luminoso in polvere libera, è successo qualcosa su scatolina. Poi un altro ombretto, che mi sembra che questo sia il cioccolato, il 235, vi ho detto ho preso 233, 231, 232, 234, 235, li ho presi in fila, questo è il cioccolato, anche questo matte. Poi mi sembrano comunque colori belli luminosi, quindi ne ho da giocare un po'. Ah, poi ho preso una penna con l'olio per le cuticole, quella lo scrub cuticola, l'ho trovato buonissimo. Peccato che non ci sia scritto. Ah, c'è la Simon Rosias. Ah, jojoba. Olio di jojoba, olio di mandorla dolce.
soia, il butirosperma, il karité, burro di karité, la ceramica cristallina, la pesta, l'olio del bicocca e poi altre stronzate. Però diciamo che questi sono gli attivi principali. Se non le pelline, quelle per l'olio, no? Che le avevo buttate via, quelle che mi erano andate male. Delle... E poi un altro, due, tre, quattro, per fare la sfilza. L'avevo detto io, l'avevo detto che ho fatto la sfilza. Ti prego però, poi dimmi che c'è quello smalto lì che lo volevo tanto. Che è questo? Tutti diversi, tutti della stessa gamma di colori, però sono tutti leggermente diversi. Sull'occhio cambia, perché cambia anche quando mettete una puntina di illuminante al centro, che avete fatto un trucco scuro, che si apre l'occhio. Il trucco è micropittura, sfumature, per cui questo è il mio punto di vista. E poi ho preso un altro blush, questo mi sembra che sia rosato, infatti è un rosa chiaro chiaro chiaro, sì. Che è questo, perché è vero che sto battendo le cupe rose, però un po' di blush ci vuole nella vita. No, rosso delle cupe rose, il blush. Ho preso le letterine perché devo fare le mie cagate. Senti, qua. Non so. E poi allora smalti, lo smalto bianco. Allora avevo preso un bianco oro e un bianco latte. Ok, questo è bianco oro. Se riuscite a scorgerlo, ed è l'820. Questo è il bianco latte ed è l'840, perché non c'ho i bianchi, bisogna avere un po' di bianchi nella vita. E questo è un latte menta opaco satinato, il 694, mi sembra tanto da inverno glaciale. Ho preso colori scuri, finalmente mi è arrivato il rosso nero scurissimo, che sarà uno dei prossimi che metto, perché ho proprio voglia di scuro, che è l'814. Questo tortorino, che è l'817, che è diverso dall'altro. E sempre dei satinati, un po' matte, ho preso il 693, che è questo color qua. Che non lo so com'è, però. E niente. Sì, avevo ordinato un po' più di roba, ma comunque direi che ce n'è abbastanza. Ho preso tutta la gamma di ombretti che non avevo. Quei colori lì, giù, non li avevo. Eh no, perché alla fine la Naked ne ha alcuni. Ho la palette di Fräulein, però la uso molto poco, perché comunque insomma è una palettina così un po' delle balle. L'avevo presa perché stavo truccando della gente, quindi mi serviva avere più colori possibili e per una poca spesa massima resa, però hanno bisogno di varie passate perché non sono scriventissimi. Poi una volta che li ho applicati rimangono lì, però. E ho altre palette della Urban Decay, eccetera. La neve uso tanto, sapete. Però questi non ce li avevo. E gli ombretti Kiko, devo dire la verità, li ho sperimentati un po' poco. Ne avevo
ma li ho sperimentati poco ultimamente, negli ultimi, li avevo anni fa, ancora vivevo a Roma, per cui parliamo di qualche anno fa. Adesso non, è da un po' che non li sperimento, per cui vedremo come mi trovo e soprattutto se li trovo. Adesso bisogna anche vedere dove metterli. Va bene, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto. Vi lascerò con una stela. Voglio farmi la stela. Se la trovo la stela. Con la stella, così stasera quando arriva dice che cazzo hai fatto? Niente, sto buono. Guarda, proviamoci la stella. No, dai, è troppo bingo. È fighissima! È fighissima! Va bene, basta. Ciao ciao, a prestissimissimo. Ciao ciao.